Interni rinnovati e un nuovo look per il frontale. Sono queste le primizie della Volvo V40 Restyling che debutta qui al Salone di Ginevra con nuovi fari che disegnano una forma di T come le macchine alto di gamma, un nuovo logo nella mascherina e quindi un frontale che si va a ridisegnare in modo abbastanza incisivo e grintoso. Le novità però non finiscono qui, abbiamo infatti poco più avanti qui anche la Volvo V90, una macchina che va a rinverdire la tradizione di Volvo in fatto di station wagon e che segue quella che è l'evoluzione della gamma 90, che era cominciata con l'XC al Salone di Parigi, continuata con la berlina S90 al Salone di Detroit e che adesso qui trova il suo completamento. Questa macchina chiaramente riprende i contenuti delle cugine, contenuti che sono molto importanti da un punto di vista tecnico e anche tecnologico, perché ci sono tanti sistemi di sicurezza che migliorano la qualità di vita a bordo anche. Su tutti spicca il Pilot Assist, una sorta di guida assistita che qui funziona addirittura fino a 130 km orari. Interessante come sempre la proposta a livello di motori turbo diesel, tutti appartenenti alla stessa famiglia iDrive, ovvero 4 cilindri sovralimentati con potenze che arrivano a superare anche abbondantemente i 200 cavalli. Il cuore della gamma sarà la versione D4 con motore turbo diesel da 190 cavalli. Per lei il prezzo con trazione integrale all-wheel drive e cambio automatico gear trolley che sarà di circa 51.000 euro.